questo punto resta un buco, diciamo, manca una conduttrice, esattamente siamo nella stessa situazione della settimana scorsa. Qualcuno di voi, fermati, è una gag e non puoi fare assolutamente questa cosa. Grazie. Vabbè, il pubblico è così. C'è qualcuno che vuole fare la conduzione con me questa sera? Zitta. Qui non c'è nessuno, evidentemente. Vediamo se c'è qualcuno al bar. Marisa! Ciao Marisa! Ehi. La ciao. Conosco! Adoro, credo che sia la cosa più porno che ho mai visto nella mia vita. Tu con una baguette in mano in mezzo a quelle due... A quelle due credo espressioni di felicità. Sì. C'è per caso qualcuno al bar? Pronto? Ci sono buonasera. Io! Cosa? Cosa ha detto? Sono... Ci sono io! Ma tu chi sei? Dorina! Ciao Dorina! Ciao! Sono di qua però! Lì, brava, di là! Guarda di là! Di là! Senti Dorina... Sì! C'è qualcuno fuori dal bar che vuole fare la vedette per caso? Mannucci, l'uomo che è stato qui la settimana scorsa, l'uomo con una vita distrutta praticamente, la bambina piccola che non lo fa dormire, la moglie che non lo sopporta, il lavoro chiaramente non va bene, insomma, un uomo evidentemente in disagio. Vabbè, dottor Lorello, però la dipinta un po' tragica, ecco. A me non mi sembra che sia niente irreparabile. Cosa sta facendo adesso? Ho intenzione di uccidermi. Ma con l'ombrello? Sì, perché io ci tengo a essere preciso, non è che poi mi trovano morto tutto infradiciato, tutto zuppo. Anzi, bravo che mi ha ricordato, devo cancellare la cronologia dal cellulare, che poi frugano e trovano il porno ed è brutto, insomma, questo guardava le ammucchiate, cose così, bravo. No, manco al bar c'è qualcuno che vuole... È questo il posto dove ci si mette per condurre? Signore e signori, dal web, ma non solo, dal mondo della comunicazione 2.0, la nostra Anny Mazzola! Madonna, la sobrietà! Grazie, grazie! Ma sai cosa mi piace? Che cosa? Che non me l'aspettavo. No, ma infatti... Ho messo un tubino nero... Pensa se se l'aspettava, mai. No? Pensa senza se... Mai, ho detto. Tra l'altro noto, se non ti spiace, una preoccupante somiglianza. Hai visto? Ma guarda che è incredibile. Prova a metterti qua dietro. Quando fai le cose a caso... Prova a metterti qua dietro, scusami. Com'è? Aspetta, Prova. Ok. Anny Mazzola! Non ho la conduttrice, quindi ti vorrei chiedere se per caso... Potessi venire qui ad aiutarmi? No, allora sono appena scesa, puzzo di treno, abbi pazienza. Guarda, qui intanto non si sentono gli odori e poi siamo una banda di scappati di casa, ti prego, sono disperato. Ma faccio schifo, non sono neanche truccata, ma la cioè un minimo di dignità. Dani, ma tu non punti sulla bellezza, tu hai l'intelligenza, che ti frega? Sei tanto caro, guarda. Sì, dai, ti prego. Non hai nessuno. Nessuno, sei proprio l'ultima chance che ho. Lo vedono in tre. Sì, meno, stai serena, dai. Vabbè, ti prego, vieni dai, qua. Grazie, Dani, grazie. Grazie Dani. E allora, con questo entusiasmo, anche se arrivata così, in 448, Daniela Callu!